siamo a Via Renaccio, siamo nel negozio di Mister Risparmio e siamo con Francesca. Francesca, ciao, tu sei una tuo malgrado delle ragazze intossicate da quest'uomo che in questi giorni ha creato un po' di panico. Perché che cosa è successo? Ce lo spieghi? Niente, lui venne dicendo che veniva dal bar di fronte, invece ci portò delle bevande di latte di mandorle amarena, però dentro c'era delle sostanze tossiche. Tu ovviamente... Noi ci pensavamo veramente che lui veniva dal bar, perché disse che erano tre giorni che lavorava, invece non è vero, lui non veniva da nessun bar. Certo, nella concitazione molte volte i clienti vi mandano il caffè. Sì, ci mandano il caffè, quindi noi abbiamo accettato volentieri. Francesca, questo è successo a te e altre due colleghe? Sì, altre tre colleghe, sì. Vi siete sentite subito male? Subito male, il tempo dell'ultimo sorso e siamo andate a terra. Avevate idea che il retrogusto era amaro? No, proprio? Niente. Sembrava un latte di mandorla. Normale, amarena normale. La vostra giornata è finita al Cardarelli, giusto? Sì, no, al Pellegrini. Al Pellegrini. Siamo usciti a luna di notte dal Pellegrini, dalle 6 che siamo arrivate. Quindi hanno diagnosticato una piccola intossicazione. Sì, lui ha fatto tentato omicidio su di noi. Voi avete ovviamente denunciato la cosa. Denunciato ai carabinieri, sì. E di questi minuti la notizia che vi solleva anche che l'hanno arrestato. Sì, ieri abbiamo avuto notizia che l'hanno arrestato e fortunatamente speriamo che passa il resto dei suoi giorni lì. Anche perché c'è stata anche un'altra genevesca, insomma. Sì, a Piazza Foria, sì. Francesca, tu stai bene, stanno bene i tuoi colleghi, sei tornata al lavoro, quindi sono questo è l'importante. Tornata al lavoro, sì. Noi ti auguriamo di non accettare più bevande. Grazie. Dagli sconosciuti in maniera sicuramente specifica. No. L'importante è che tu stai più. Bene. Vi ringrazio. Grazie a te, grazie al titolare di Mister Risparmio di Piazza Poderico. Beve, come avete sentito, una notizia, un'avventura andata bene, ma tant'è, in 2-3 giorni quest'uomo ha seminato panico in questa zona. Siamo in Via Renaccia, Piazza Poderico, via Sant'Alfonso dei Liguori, la strada che va verso Piazza Carlo III e il tratto di Via Renaccio che va verso la stazione centrale, quindi in pieno centro di Napoli. Francesca è la testimonianza che abbiamo raccolto di quest'uomo che, come avete sentito e come ci hanno dato conferma proprio in questi minuti le autorità competenti della zona, è stato preso. Noi ci auguriamo davvero che dietro i gesti di questi squilibrati, non possiamo non chiamarli tali, non ci fosse altra voglia che rovinare la vita a qualcuno, ma nel caso di Francesca anche voi siete... signora, la prego, non può. Allora, vabbè, non vogliono rilasciare dichiarazioni, l'ha fatto Francesca, ma ovviamente la signora era un'altra delle persone intossicate, li lasciamo di al loro lavoro e per ora concludiamo dandovi testimonianza di questo. Ovviamente anche nel gruppo Arenaccio e per tutti quelli che ce l'hanno segnalato vi ringraziamo, facciamo informazione on the road anche per questo. Per ora concludo. Paolo Fusco, Napoli, via Arenaccia, per Milano TV.